Ciao fragoline, nuovo video. Allora, dato che vi ho fatto vedere il vlog dove abbiamo smontato la cucina vecchia, vi faccio vedere cioè il tour della nuova cucina. Per cui adesso vi farò vedere la nuova cucina e poi vi metterò alla fine del video le due foto del prima e del dopo della cucina vecchia e della cucina nuova. Prima però di iniziare questo video vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina così non vi perdete neanche un video in cui io pubblico, lasciarmi un bel like e un commentino qua sotto. Allora, adesso la farò vedere tutta. Non è praticamente finita perché dobbiamo aggiungere tanti dettagli, tante cose nuove, per cui la cucina la vedete adesso, poi più in là quando ho aggiunto tutte le altre cose nuove che vorrei aggiungere, poi vi farò vedere più in là quando diciamo tutta la cucina viene molto molto più bella. Comunque, iniziamo e vi faccio vedere il tour di questa. Iniziamo. Allora, questa è l'entrata, praticamente l'entrata della cucina. Andiamo di qua e vi faccio vedere praticamente il panorama. Velocemente vi faccio vedere com'è fatta e poi vi faccio vedere i dettagli. Allora, iniziamo da qua. Qua c'è la porta. Abbiamo spostato il frigo e il freezer che erano praticamente vicino alla porta, solo che non si chiudeva bene la porta e allora ho messo praticamente così il frigo e il freezer, perché lì c'era un mobiletto dove c'era il microonde. Se mi seguite da tanto sapete praticamente com'era prima. Lì abbiamo messo i due carrellini dove c'è la scopa e praticamente da mettere dentro le bevande e tutte le cose varie. Questo è il frigo. Ovviamente anche il colore l'abbiamo cambiato, prima era praticamente tutto rosa, adesso l'abbiamo fatta bianca, per cui. E abbiamo messo il frigo, questo qua grande, con il freezer, dove ci sono tutte le mie calamite che faccio la collezione. Non ho ancora finito di riempire il frigo, perché poi praticamente lo riempio tutto, anche di qua. Qua c'è la televisione che ovviamente andrà cambiata perché non va, diciamo che ha qualche problema, per cui cambiamo anche la televisione. Di qua c'è il frigo, c'è il freezer della Whirlpool. Vabbè, qua ci sono le cose che ancora dobbiamo sistemare. Lì c'è il calendario del 2019 quando sono andata in Egitto. Infatti l'ho appeso lì perché è molto bello da, diciamo, da vedere e per ricordo l'ho appeso lì. Qua ci sono altre calamite che ho messo. Qui c'era il mobiletto, infatti dobbiamo ancora sistemare perché c'era il mobiletto. Qui abbiamo messo tutte le cose per il mio cane. Poi abbiamo la finestra, scusate ma non vi posso far vedere fuori. Invece qui c'è il calendario, l'orologio. Qua abbiamo messo tutte le spezie, i peperoni, sì, i peperoni, i peperoncini, li abbiamo messi qua, quelli secchi che mi ha regalato il mio amico di Napoli, che in realtà non è di Napoli, ma di Amalfi, per cui mi ha regalato i peperoncini secchi. Qua
spezie e scottezza, robe varie. Vabbè, lì c'è il legno per non rovinare il muro. Qua ci sono le sedie e il tavolo che ancora dobbiamo, diciamo, sistemare perché dobbiamo cambiare ancora quelle lì. Il tavolo l'abbiamo messo così perché secondo me è più grande e è più spazioso. Poi lì c'è un'altra finestra. Lì ci sono le ciotole del mio cane e il tappetino. Qui c'è ancora la spazzatura in giro, ma perché sinceramente dobbiamo vedere in poche parole dove metterla. Invece qua parte tutta la cucina. Praticamente questa è la cucina nuova. Ve la faccio vedere praticamente nel dettaglio. Non ve la faccio vedere proprio tutta, cioè vuol dire che non apro tutti gli armadietti, ma vi faccio vedere solo le cose più belle, più interessanti, diciamo. Allora, qui abbiamo messo il microonde della Samsung, l'abbiamo messo qui perché secondo me è più comodo. Sotto c'è il forno, sempre della Whirlpool. Praticamente il forno è così, ha tante funzionalità, c'è la luce, puoi fare la pizza sia sopra che sotto, poi c'è la ventola, questi sono, vabbè, quelli normali, qua è dove puoi fare focacce, pizza, tu metti praticamente su questo e ti fa la focaccia e la pizza. Lo chiudiamo così non. Ok, qui vabbè l'orologio, il timer. Qua ci sono praticamente i numeri. E il dentro è così, praticamente con il vetro. Questo è il forno che ha tante funzionalità. Lo puoi anche lavare, cioè in senso che tu riempi la bacinella dentro e in pratica lo puoi lavare dentro. Poi vi spiegherò se siete interessati di come funziona, eccetera. Piano piano poi vi farò un video a parte dove vi farò vedere. Poi lì c'è un cassetto dove ci sono le pentole. Qui è praticamente la caldaia. Il colore della cucina è un grigio un po' particolare, se vedete. Questo è tipo legno fatto così, bianco e grigio con la sfumatura. Infatti, se vedete, questo è il particolare che ha le sfumature e il colore è fatto così. Qui c'è un altro mobiletto dove ci sono le cose da mangiare. Qua abbiamo messo la macchinetta del caffè. Qui abbiamo messo la piastra, che anche qua vi farò poi la recensione di come funziona, della Princess, per cui la piastra nuova che poi vedete. Poi qui c'è un altro mobiletto dove per il momento abbiamo messo le tazzine, del latte così. Si vedono, sì. Qui un altro mobiletto grande, poi c'è un altro dove praticamente ci sono dove metti i piatti. Un altro mobiletto, lì sopra abbiamo messo quello per la polenta. Poi andando in giù abbiamo il lavandino con lì per il momento l'abbiamo peselì praticamente. Qui abbiamo la lavastoviglie sempre della Whirlpool, che è bella grande, fatta così. Quella che avevamo la dobbiamo vendere praticamente, questa della Whirlpool, dove ha tante cose, dove fai ad esempio 10 minuti. Questo qua di 1 ora e 20, poi c'è quello da 3 ore,
Eco, eccetera, sempre della Wippo. Questa è la lavastoviglie. Qui, dove in teoria va la spazzatura, lì va la spazzatura. Qui ci sono tutte le spugne, sacchetti, robe varie per ovviamente pulire. Poi di qua abbiamo messo la macchina per fare i dolci e anche il frullato, praticamente fa di tutto la macchina. Lì la bilancia, vabbè, lì porta sale, eccetera. Qui c'è un altro mobiletto e qui ovviamente si apre così, dove ci sono i bicchieri, le tazze. Per il momento vi ho messo queste cose qua, ma poi ovviamente comunque si apre così e si chiude così, senza schiacciare. I fornelli ne abbiamo presi 5, sempre della Whirlpool, infatti ci troviamo molto bene. Qui c'è la cappa, dove c'è il pulsante qui, vediamo se vi faccio... Qui c'è il pulsante dove ci sono le luci, poche parole, e c'è la cappa. Per farvi capire. Il vetrino che poi si può abbassare. Poi di qua un altro mobiletto. Qua per il momento non abbiamo messo niente, abbiamo messo solo questo per appoggiare le cose, per tagliare, robe varie. Lì le tazzine per le penne e le altre cose che servono a mia mamma, per cui per il momento lasciamo così. Qui altri cassetti per... diciamo, sono cassetti, sotto ci sono le pentole, poi ci sono gli stracci, cioè per pulire, poi le tovaglie, le cose tipo, praticamente tutte queste cose qua, un po' in ordine. E poi la particolarità di questa cucina è questo, che adesso vi faccio vedere. Praticamente si usa così, si tira, poi si va fino in fondo, c'è un altro carrellino che voi fate così e si tira. Questa è la particolarità di questa cucina, che è una figata. Poi c'è anche dove puoi sfruttarlo dentro. È facilissimo, perché tu basta che lo spingi un pochettino, va dentro da solo e fai così, spingi, va dentro da solo e poi chiudi. Ovviamente si chiudono da solo, da soli, basta dargli una spinta piccola e si chiude da solo. Questa praticamente è la cucina e, ripeto, le cose particolari della cucina sono quello che vi ho fatto vedere adesso. Il colore, perché sembra molto più grande, cioè se vedete la cucina sembra molto più grande. Adesso vi faccio vedere la panoramica ed è molto molto più grande. Ovviamente il lampadario è da cambiare, dobbiamo ancora cambiarlo, però se vedete è molto molto più grande, è più spaziosa perché ci puoi fare di tutto, puoi appoggiare tante cose, eccetera. E mi piace il colore ovviamente l'ho scelto io, perché mia mamma lo voleva sotto scuro, praticamente lo voleva sotto scuro e così chiaro, ma dato che secondo me non piace, cioè non mi piaceva per la cucina, eccetera, alla fine gli ho detto farlo così, che è su un grigio chiaro, non è un grigio forte, praticamente è un grigio chiaro. E ha questa particolarità di sfumature, di molto bello. E anche il sotto, se voi vedete, praticamente ha anche questo.
Questo è in legno, non è in marmo. Ed è molto molto bello. Ovviamente ci sono ancora dettagli da fare, dobbiamo mettere ancora le luci sotto per illuminare ancora, diciamo, bene. E ci sono ancora altre cose che dobbiamo comprare nuove per la cucina. E praticamente questo... questa è la cucina nuova che abbiamo preso. Io sono, diciamo, contenta perché posso fare tanti dolci, posso fare, posso preparare tante cose, ho tanto spazio perché lì c'è lo spazio, puoi mettere le cose, puoi tagliare, è facile anche da pulire, anche perché il forno, come ho detto prima, si pulisce con semplicità, mettendo dentro l'acqua lì sotto. Metti dentro lì l'acqua lì sotto, chiudi, lo accendi e si pulisce da solo praticamente, per farvi capire un po'. Comunque questa è tutta la nuova cucina, anche come colore è spettacolare. C'è una cosa... ah, la marca, adesso ve la faccio vedere, è praticamente questa. Questa è la marca Creo della Lube. Questa qua è la marca, per chi è interessato. Per chi ovviamente vuole comprare la cucina, questa è la marca. Niente, ci sono ancora un bel po' di dettagli da sistemare, da mettere ancora altre cose nuove, però diciamo... ah, e ovviamente queste sono le piastrelle nuove che abbiamo messo. Queste sono... è ancora da finire, perché come vedete c'è ancora lì la presa da mettere, cioè praticamente ancora da finire. Quando verrà completamente finita del tutto, ve la farò vedere meglio. Le piastrelle sono su un grigio chiaro più o meno. Dal video sembra un altro colore, però è su un grigio anche le piastrelle. Infatti le piastrelle sono fatte così e sono proprio proprio belle. Arrivano fino a lì, perché è meglio arrivare fino a qui che andare avanti, perché sennò diciamo che poi diventa brutto. Allora invece le abbiamo messe fino a qui e praticamente queste sono le nuove piastrelle, quelle fatte così. Niente, vi ho fatto vedere praticamente quello che era, diciamo, da farvi vedere. Non vi ho fatto vedere cosa c'era dentro perché ancora sono cose da sistemare, e poi sinceramente preferirei non fare vedere tutto quello che c'è dentro, ma far vedere solo le cose molto belle. Ad esempio quello lì, il carrellino bello figo che si tira, che è comodissimo, è una meraviglia. E niente, la lavastoviglie e il forno, che ovviamente se volete le recensioni a parte della lavastoviglie, della Whirlpool, come funziona eccetera, e del forno sempre della Whirlpool, fatemi sapere, che io poi vi farò in un video a parte le recensioni di questi due elettrodomestici. E anche la piastra, che è quella, questa qua, che ovviamente la copro perché sennò si fa piena di polvere e robe varie. E niente, questa è il tour della nuova cucina. Detto questo, spero che il tour della nuova cucina vi è piaciuto. E niente, ho detto tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Attivate la campanellina, lasciatemi un bel like e un commentino qua sotto. E se volete seguirmi su Instagram, vi aspetto anche lì, che ci sono tante foto che ovviamente qua su YouTube non metto, anche le storie, e la maggior parte le metto anche su, facciamo così che forse si vede un po' di sole. E niente, detto questo, ci vediamo al prossimo video. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che la nuova cucina
vi è piaciuta e prossimamente vi farò una nuova ricetta nella mia nuova cucina. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao!